Buonasera e benvenuti a Replay, un successo non convincente ma importante del Cosenza contro la Nissa a Rosarno che tiene vive le speranze di una squadra che però ha qualche problema e dovrà risolverlo in questa settimana, settimana corta fra l'altro perché si arriva al sabato quando ci sarà la sfida con il Noto. Nel frattempo la società sta sciogliendo le riserve sul nuovo allenatore che sostituirà l'esonerato Enzo Patania dopo la reggenza di Franco Florio. Parleremo anche del ruolo di Franco Florio, che è stato molto bravo ieri a portare un po' di serenità in un ambiente sicuramente scosso. Non è un momento facile per il Cosenza, è una situazione di precarietà, c'è questo scontro in atto, abbiamo raccontato anche dell'incontro tra il sindaco Occhiuto e i componenti della società, lo staff tecnico, è come se il Cosenza avesse bisogno ogni tanto di una carica da parte del primo cittadino, come un robottino a molla che ogni tanto si inceppa e quindi va spinto. Questa volta la carica c'è stata, però non ha portato in tempi ristretti ad una decisione. Il Cosenza ha giocato con la Nissa, con Franco Florio in panchina, appunto era stato annunciato un allenatore per il dopogara o nelle ore successive e non è arrivato, così come tempo fa è stato annunciato un calciatore che poi non è arrivato nelle ore successive. Insomma, ci sono dei disguidi che andrebbero risolti, che sono i segnali di qualcosa che non funziona alla perfezione, e si sa che per vincere in Serie D bisogna funzionare al massimo, andare al massimo, come sta andando l'Interreggio che ha travolto la Serie Alburni. Vedremo le immagini, vedremo invece, ahi noi, la sconfitta dell'Acri che ha preso una bella batosta a Messina, al San Filippo, 5 minuti di follia, un po', a volte sembra il Cosenza l'Acri quando si lascia prendere dalla frenesia. Aveva pareggiato i conti nella prima parte della gara, il gol di Lacanna, poi il gol di Cocuzza, poi invece in 3-4 minuti è successo di tutto nel secondo tempo. E poi le altre squadre calabresi, il Sambiase che perde pesantemente e la Cittanova che ha perso, la Valle Grecanica che continua a deludere. Insomma, un quadro non idilliaco per le calabresi, a parte l'Interreggio che invece primeggia, e una settimana da raccontare, da vivere con qualche incognita di troppo. Buonasera a Franco Segreto. Buonasera, ci siamo buonasera sentiti ieri nel dopogara di Cosenza-Nissa. Insomma, gli ho descritto qual è stata la nostra stravaventura sullo stadio di Rosarno, che noi conosciamo abbastanza bene. Poi vedremo le immagini di questo terreno molto consumato, che sicuramente non sarà proprio quello di Rosarno, ma Francesco Stancati nella sua carriera da attaccante avrà calcato terreni peggiori di quello del Giovanni Paolo II. Sicuramente sì. E non vede l'ora di calcarne, si accontenterebbe pure di una terra battuta, esatto, ultimamente, esatto, visto che è un infortunio, sta tenendo sì lontano, e deve accontentarsi di un ruolo da dirigente della mio squadra malgrado femminile. Devo comunque mi piace anche seguirla da fuori, ci mancherebbe altro, però preferirei più dare un supporto nel campo. Poi chiederemo anche un resoconto, visto che abbiamo ospitato delle ragazze della squadra femminile all'inizio della stagione, sappiamo che non stanno andando benissimo, io ogni tanto una sbirciatina al giornale la do per vedere come vanno, purtroppo non ci sono sempre buone notizie. Davide Franceschiello da Cosenza Sport, che ha raccontato queste ore turbolente per quanto riguarda il Cosenza, non ci sono grosse buone notizie, a parte il successo, del resto anche Fiore, come ha detto anche nel corso del nostro TG10, non è soddisfatto di quanto è avvenuto ieri sul campo di Rosarno. A questo proposito andiamo subito a vedere le immagini, Franco, della gara. Le abbiamo già viste durante la mattinata, comunque le facciamo vedere un po' una nota ai nostri telespettatori. Che ci fa sorridere la presenza dei tifosi sul terrazzino, grande ospitalità da parte... Mi pare di aver visto Tonino Tocci, non mi sbaglio. Gianfranco Caputo, e poi insomma li vedremo ancora durante la sintesi. L'ingresso in campo con Moscero capitano, il 4-4-2 schierato da Franco Florio. Era 4-4-2, sì? Sì, 4-4-2, minuto di silenzio per le vittime della Costa Crociere, e Biondo che arriva in ritardo alla foto di rito, l'obiettivo di Pescatore e Tucci però riesce a mortalarle. Minuto di silenzio, eccolo, per le vittime della Costa Crociere, e poi il via a questa partita attesa dalla Nissa, soprattutto che voleva dare una continuità al pareggio con Messina. Il tecnico Bianchetti aveva detto ci sottovalutano, noi siamo ultimi in classifica, però abbiamo
grinta da vendere, metteremo in difficoltà gli avversari. E così è stato, perché la Nissa ha provato da subito con Rabbeni prima, con questa conclusione che è finita sul fondo, e poi con Sassano, il giocatore più interessante, prima il calcio di punizione controllato da Franza, ma poi c'è stata una incursione per linea centrale, centrali davvero pericolosissima, con Sassano che si è portato sul destro e poi la conclusione che è andata a scheggiare il palo. Cosenza un po' addormentato, lo sveglia Mocero con questa azione personale ispirato da Variale, poi il tiro che impegna Novembre, ancora la palla per Longobardi, lo stop di petto, la girata in rovesciata che finisce al lato e poi D'Urso su questa respinta della difesa rischia di portare in vantaggio la Nissa. Il Cosenza con Acidiacono, il cross morbido per Longobardi, stop di petto a seguire, Mocero sotto porta, mette alle spalle di Novembre, 1-0 per il Cosenza e partita che si fa un po' più tranquilla per la squadra rossoblù. Festeggiano con Franco Florio, ancora Mocero che va alla conclusione con questa girata, un tiro cross che impegna Novembre, poi c'è il calcione rifilato al polpaccio da parte di Perricone a Longobardi, espulso dall'arbitro Patrignani che ha visto tutto, un tocchetto proibito. Il Cosenza cerca di trovare il gol del raddoppio con Arcidiacono in due circostanze, la prima girata molto alta, foto di gruppo per i tifosi del Terrazzino fra primo e secondo tempo che inizia con questa azione clamorosa per Biondo ispirato da Longobardi sul lancio di Castellano, un rigore in movimento per giocatore molto bravo che però questa volta si fa ipnotizzare, ancora Mocero con questo calcio di destro che va a impegnare Novembre e poi Arcidiacono sotto porta sbaglia clamorosamente, non aggancia, poteva essere il gol della del 2-0, poteva chiudere l'incontro e invece l'incontro resta un po' concitato nelle fasi finali con il Cosenza che tira un sospiro di sollievo al triplice fischio per i tre punti conquistati che portano i rossoblù a quota 28 in classifica, a un passo dall'Acri e dal Marsala e a 7 passi invece dall'Interreggio che, come vedremo poi nelle immagini, ha stravinto ieri con la Serre d'Alburni, approfittando anche l'Interreggio sì di una superiorità numerica dopo l'espulsione di un giocatore campano. Allora, ci ha raggiunto Marcello Spadafora, buonasera, benvenuto, parleremo con lui anche delle questioni organizzative, di tutto quello che concerne il Cosenza, fra l'altro un Cosenza che è subiudice perché spera di recuperare almeno una delle due giornate che restano di squalifica, c'è un ricorso presentato dai legali del Cosenza per ridurre, come è successo per il Salerno, una squalifica. Adesso c'è la gara con il Noto, però poi si giocherà Cosenza-Acri e sarebbe il massimo vederla al San Vito con una bella cornice di pubblico, però poi c'è la Cosenza-San Biase, altro derby, ma Cosenza-Acri sicuramente avrà un'attrattiva diversa, ne parleremo nel corso della trasmissione. Insomma, Franco, hai visto le immagini, te l'abbiamo descritta bene la gara? Benissimo, benissimo, ti ho fatto i complimenti ieri e attraverso Antenna Abruzzo e li voglio fare anche stasera perché insomma è stata una radiocronaca veramente apprezzabile dal punto di vista della professionalità. Grazie, mi sono cimentato in la radiocronaca, è stato un caso per sostituire Alessandro Russo, ma che più dimestichezza, la televisiva è molto più facile, è vero, perché le immagini insomma aiutano. Io nasco con la radio tantissimi anni fa, ho fatto anche un po' di Rai, per cui insomma posso dare, mi sento di dare un giudizio per quanto riguarda la tua radiocronaca che, ripeto, è stata molto apprezzabile. Detto questo, abbiamo visto le immagini insieme anche oggi, abbiamo visto i 90 minuti. C'è da dire che non è stata una settimana tranquilla quella che ha attraversato il Cosenza dopo le sonore di Patania, perché non si sapeva chi andava in panchina, poi Florio che è stato tesserato al venerdì, Luciano Bove che è stato esonerato tra virgolette dal suo ruolo, per cui è rimasto come allenatore dei portieri per permettere a Florio praticamente poi di essere tesserato come vice allenatore, era in tribunetta, infatti, di andare in panchina, e poi queste ruggini, poi della partita vorrei parlarne magari dopo. Io vorrei focalizzare un po' l'attenzione su questo discorso che ho definito già stucchevole la volta scorsa, ne ho parlato anche con qualche addetto ai lavori, anche con l'avvocato Quaglio nei giorni scorsi. Non mi sembra che sia una situazione tranquilla quella del Cosenza, perché dopo aver esonerato un allenatore, siamo a lunedì sera, non c'è ancora il nome del nuovo tecnico, insomma questo fa pensare che le ruggini e ci sono state e siano ancora in atto, ruggine per quanto riguarda diversità di vedute, angolazioni diverse,
definiamole come le vogliamo. Io devo dire la verità che questa mattina ho letto un fondo del nostro collega Walter Leone sul quotidiano, che è stato anche con noi tutta la scorsa estate e ha partecipato qui e ha visto nascere insieme a noi questo nuovo Cosenza Calcio, e devo dire che ho apprezzato pure questo fondo quando si parla e mette un po', come dire, il dito nella piaga, perché qui bisogna vedere che interessi ci sono, interessi per il settore giovanile o interessi per la prima squadra. Quindi io sposo appieno questo, diciamo, discorso che ha fatto il collega Walter Leone, perché e allora, insomma, bisogna uscire, come dicevo la volta scorsa, allo scoperto e dire le cose come stanno. Se c'è più interesse, per carità, per il settore giovanile, oppure se c'è interesse per la prima squadra. Se qualcuno pensa che il Cosenza sia a 7 punti e quindi debba gettare la spugna, io personalmente non sono d'accordo. Nel senso che, dice, si deve tentare il tutto per tutto. Ecco perché il presidente e la società in questo momento hanno bisogno e chiedono un allenatore scafato, un allenatore che conosca la categoria. Qualsiasi allenatore, come dire, può andar bene, per carità, lo stesso Luca Altomare, ma l'importante è che ci sia un allenatore già da questa sera, perché domani è martedì, dicevi bene tu, che sarà una settimana corta perché poi il Cosenza giocherà nell'anticipo di Noto, però insomma, presidente Fiore, l'ho detto l'altra volta, lo dico stasera, avvocato Leonetti, siete persone di buon senso, cercate di raggiungere un accordo, perché insomma non stiamo facendo una bella figura a livello nazionale. E insomma, Cosenza non merita questo. Rimanere 8-9 giorni senza un allenatore non è dal blasone del Cosenza Calcio. Quindi mettetevi d'accordo, cercate un punto d'incontro, un punto di interesse comune, che è quello per l'amore per il Cosenza. Avevamo chiesto venerdì, il passo indietro, passo avanti. Sabato, domenica e lunedì, nessun passo indietro. Mi auguro che ci sia stasera. Penso che sia inscindibile l'interesse per la squadra e per il settore giovanile, cioè non vedo alternative ad avere un interesse comune, perché se la squadra questo deve essere. La squadra giovanile ne trae giovamento, la stessa cosa vedi con Gassama, questo scambio che c'è fra la squadra di Altomare e la squadra che era di Patania, adesso è gestita. Gianluca, da, a proposito del settore giovanile, siccome sono stato raggiunto telefonicamente che è venuto a mancare sia la mamma ieri che il suocero di Francesco Candeliere, allora vorremmo formulare le condoglianze esatto alla famiglia Candeliere per la perdita purtroppo in 24 ore della mamma, dell'amico Francesco e del suocero. Dicevo questo, Gianluca, trovare un punto d'incontro è per il settore giovanile, se questo è il motivo del contendere, è per quanto riguarda la prima squadra, insomma si superano, se c'è un obiettivo comune da parte della dirigenza, da parte dell'area tecnica, si superano. E sono d'accordo pure con Stefano Fiore quando dice che ognuno ci deve essere rispetto dei ruoli, sicuramente rispetto dei ruoli. Ne parla anche nell'intervista quando ha detto, poi sentiremo perché per chi non l'ha vista al TG10. Francesca, hai visto le immagini? Le ho viste, devo dire la verità che per fortuna è arrivata questa vittoria. Sono d'accordo quando si dice che è importante la certezza di un allenatore, di una guida che possa aiutare e portare la squadra verso, diciamo, un cammino più tranquillo, un gioco più corale. Fortunatamente in questo periodo di transizione è arrivata la vittoria, diciamo anche per merito del temporaneo allenatore Franco Florio, però devo dire la verità che per da giocatrice, questo lo dico, anche da tifosa, è necessario che ci sia un po' di tranquillità, e la tranquillità la può dare solo una figura che sia stabile e che sia definitiva. Sì, che abbia l'investitura ufficiale, certo, cioè può certo. essere davvero e che abbia la fiducia sia dei giocatori che ovviamente della presidenza, insomma dello staff. Ma io dico che poi che non c'è l'unanimità non ha importanza, anche l'unanimismo, se ci sono uno o due persone in 11, voglio dire, non è la fine del mondo, anche l'unanimismo va bene, no? È difficile anziché che l'unanimità, sia perché io conosco sempre il presidente Gualacci, so che lui vorrebbe condividere tutto al 100%, ma se questo non è possibile, allora facciamo come ha fatto qualche altro presidente. No, l'importante poi è che ci sia o Altomare, lo ripeto ancora per l'ennesima volta, diventerò noioso per gli amici telespettatori, o Altomare, o Tommaso Nava, o Ammirato, o Zaccheroni, o per loro, l'importante è che da domani ci sia un allenatore, tutto qua. Davide, quando abbiamo seguito la vicenda nella settimana scorsa e non pensavamo di arrivare a lunedì con una decisione ancora da prendere. Io penso che sia la prima volta nella storia del Cosenza che esonerato un allenatore non ci sia subito l'altro a sostituirlo. Quindi questo denota
questo eccessivo neofitismo da parte della società, perché sta toccando un po' dei vertici che nessuno pensava all'inizio di quest'annata. Evidentemente è un qualcosa che dobbiamo pagare come tifosi, come addetti ai lavori che seguono questa squadra, perché non se ne vede la fine, ma non si vede mai la fine dei problemi del Cosenza, problemi che in questo momento non ha sicuramente l'Interreggio, che invece viaggia. Anche se ci sono state delle fasi del campionato in cui Gaetano De Maria è stato messo in discussione, sembrerà strano, però arrivano delle voci anche da Reggio, in cui poi l'andrievieni di giocatori anche lì qualcosa ha avuto un significato, insomma. È stato messo in discussione proprio perché alcune volte non ha convinto questo gioco dell'Interreggio, che è stato sempre un gioco altamente sparagnino, l'abbiamo detto l'altra volta proprio con l'ex mister Patania. Invece oggi abbiamo letto le cronache della partita dell'Interreggio, parlano di un gioco alla spagnola addirittura. Sì, in effetti vedremo le immagini, è stata una gara giocata in velocità. Un po' stesso pallo continuo, anche in considerazione del fatto che hanno giocato privi di Palumbo, quindi hanno giocato con Arigò ed Imballari, e sono riusciti a fare una prestazione eccellente. Teniamo in considerazione il fatto che hanno rifilato 4 gol alla migliore difesa del campionato, che era quella del Gelbison, che è tuttora la migliore difesa del Gelbison, e che è imbattuta da 11 giornate. 11 giornate, questo sì. Quindi questo acuisce questo risultato e fa un po' paura. Più hanno allungato sulle inseguitrici, quindi insomma la questione sono alle stelle. È la vera e propria prima fuga del campionato, perché 4 punti di vantaggio sulla seconda non l'aveva mai avuto nessuno. E fanno ancora più paura perché purtroppo sono punti che ci dà l'Interreggio. Per ritornare un attimino al Cosenza, sicuramente la vittoria di ieri, meno male che è venuta, perché è l'unica cosa positiva che possiamo riscontrare nella partita di ieri, perché altrimenti il campionato sarebbe già finito. E a questo punto io forse pure per questo la società sta un attimino temporeggiando, perché non lo so fino a che punto adesso andare a ingaggiare un nuovo allenatore, visto i termini in cui ci siamo andati a ficcare, non lo so, comunque questo è un dubbio che ho, potrebbe essere pure... Pensi che non ci sia la volontà... Sarà affogato da qui a poco, sarà affogato da qui sì, a poco. Sì, potresti che dici non ci sia la volontà di investire avendo un margine fisicato. Allora veniamo al discorso che ho fatto io prima. Se la società, ma secondo me non è così, ritiene che ormai non ci sia più nulla da fare per il campionato, allora benissimo. Che stia bene Franco Flori in panchina con Fiore, con un Luca Altomare, perché va benissimo, ci mancherebbe, però l'importante è che lo sappia l'opinione pubblica. Dalle dichiarazioni di Fiore di ieri che ho sentito oggi, nell'intervista riportata dal vostro TG, non mi sembrava, perché mi sembrava Fiore abbastanza rammaricato del fatto che la squadra non avesse giocato bene, anzi ha tenuto a sottolineare che non aveva mai giocato male come oggi, come ieri. Però ha vinto e questa è la differenza. Si è vista questa grinta in più, almeno questo dice chi è stato lì a Rosarno. C'è stata una grinta in più, cosa che non si era notata per esempio nelle ultime due partite a Sant'Antonio Abate e a Nola, che la squadra è stata un po', si è lasciata un po' andare, specialmente nella partita di Sant'Antonio Abate. Quindi, però c'è stato, secondo me, un segnale che dà la squadra questa grinta di voglia di vincere, quindi è un segnale, come ho scritto oggi sul giornale, un segnale che dà sia alla società sia ai tifosi. Quindi evidentemente la squadra ci crede, si impegna per raggiungere questo obiettivo. Però è anche sintomo di un'altra questione, questa squadra gioca ma ha paura, come ha sottolineato lo stesso Fiore, è insicura, non crede nei propri mezzi. Perché? Perché è circondata da un'alea di insicurezza di questa società. Non dimentichiamo che sono reduci dall'esonero di un allenatore, quindi hanno perso chi li guidava, e quindi, come ha detto giustamente Fiore, c'è bisogno di una guida, perché i giocatori sono senza guida. Quindi in questo
marasma generale, chi ne va a peccare sicuramente di più, a trovare delle pecche, sicuramente la squadra, che non esprime quello che potrebbe esprimere perché è circondata da insicurezza. Questo marasma che c'è all'interno della società, non si riesce a trovare a mettersi d'accordo sull'allenatore, è logico che si ripercuote il colmo, veramente siamo arrivati al colmo, cos'è? Si ripercuote, non si riesce sullo a trovare un allenatore per una serie D, siamo arrivati al paradosso, veramente. E questo è un paradosso, nervosismo si ripercuote sullo spogliatoio, e quindi abbiamo le prestazioni che abbiamo visto ieri. Si è vinto, ma si è vinto perché giocavamo con l'ultima squadra in classifica, questo bisogna dirlo, e però contro una squadra non finirà ultima, per me, secondo me non finirà ultima. Sì, ma anche contro una squadra che per buona parte della partita è giocata in 10 uomini. Sì. Sicuramente loro saranno stati avvantaggiati da un campo che non è un campo di calcio, perché io non possiamo accettare, sia come addetta ai lavori, sia come tifosi, sia come città, che la Lega mandi a giocare una squadra come una società come il Cosenza su un campo di quella parte. Anche perché la Lega dà il mandato alla società penalizzata di trovare un campo, poi vai a chiedere in concreto un campo e o lo trovi indisponibile o occupato o è seminato o non va bene alla squadra avversaria, alla fine si riducono le possibilità e si finisce. Sì, però la Lega dai gentilissimi rosarnesi, perché si sono comportati benissimo, però hanno un campo che... però il campo è in disuso, ci gioca una squadra di terza categoria in attesa squadra. Che la settimana prossima venga impiantato l'erba di nuova generazione. Non vi dico com'era la tribuna la Lega ha imposto di giocare in un campo anche che fosse più vicino agli amici di Caltanissetta, sì. Perché io non vedo perché non ci sia potuti andare a Crotone a giocare. Io penso che il Cosenza meritava più un campo di Crotone, perché la Nissa non era disponibile, comunque doveva allungare un po', perché doveva svicolare poi sulla Ionica. Comunque speriamo allora, che non si ripeta più. Vedo un Marcello Spadafora un po' rabbuiato. Ieri ci siamo abbracciati, possiamo dire, a fine gara, perché la tensione era tanta, insomma, per una sfida importante. Il Cosenza si è un po' complicato la vita nel finale non segnando il gol del 2-0, e quindi alla fine qualsiasi pallone sorvolasse l'area difesa da Franza, da Ciano, da Variale, metteva un po' di paura, anche se poi in concreto, come avete visto dalle immagini, c'è stato ben poco nel secondo tempo di pericoloso. Però sai, non chiudendo una gara in questa condizione, era nell'aria un'altra beffa, magari come quella di Nola, perché non avrà giocato bene il Cosenza, però ricordiamoci che ha subito un gol da Temponi dopo 30 minuti di offensiva da parte del Cosenza, e poi il rigore anche un po' dubbio, quello il fatto commesso da Rapisarda. Sì. No, niente, voglio dire questo. L'allenatore è una cosa importante. Io sono d'accordo con quello che ha detto Franco Segreto, su quello che ha detto la mia amica Francesca, Franceschio. Cioè, l'espressione della squadra nei primi 20 minuti era proprio questa qui. Il nervosismo che c'è intorno, c'è proprio questo, loro praticamente riescono in questo momento ad esprimere. La confusione che c'è in questa società, perché se la squadra scende e i primi 20 minuti, onestamente, se quella... La Nissa aveva segnato, non c'è niente da dire. E niente da fare, forse, tre azioni, nitide da gol, più Nupalo che era quasi dentro. Questo sicuramente è una cosa da tenere presente, questa è una cosa da tenere in considerazione. Lui diceva che forse la società non vuole adesso investire nell'allenatore, però non scordiamoci che la società ha investito nell'ultimo mese in tre giocatori importanti. Ha investito su tre giocatori e poi non investe allora, sull'allenatore. E non investiamo su un allenatore. Dico che bisogna un attimino... Però 15 giorni, ancora 12 giorni non l'hanno scelto. Lo so. Non c'è purtroppo un accordo fra società e area tecnica per chiudere per l'allenatore. Però io dico una cosa, ma se è stato l'area tecnica è stata riconfermata, va bene, no. A questo punto tocca a loro fare dei nomi, e chiaramente la società poi deve avallare o meno. Se invece se la società non ha più fiducia nell'area tecnica, quando ha esonerato Patania esonerava tutti
e allora prendete la decisione propria. Ci fermiamo un attimo, fra poco la seconda parte di replay, parleremo ancora della questione allenatore e non solo, vedremo anche le immagini delle altre partite. A fra poco. Seconda parte di replay, Franco, Davide, l'intervento di Marcello è una provocazione, un pensiero, una riflessione che hanno fatto in molti, perché questa situazione così instabile è andata avanti dall'inizio, insomma, quando c'è stato questo matrimonio del Cosenza, un po' combinato, un po' con l'innamoramento che si sperava che arrivasse, che si trasformasse in amore, però a ogni piccola difficoltà o grande difficoltà, il matrimonio è andato un po' in crisi, hanno chiamato l'avvocato Stancati, altri legali, insomma c'è stato qualche momento difficile. Queste crepe diciamo che erano affiorate già, insomma, nel dopo ritiro di San Giovanni in Fiore. Io l'unica volta che ho visto, diciamo, la presidenza, i dirigenti d'amore e d'accordo con Stefano Fiore e con l'amico Ariste Leonetti è stato al Villa Fabiana quando hanno presentato i tre ultimi acquisti, mi riferisco ad Arcidiacono, era Natale lì, a Longobardi, esattamente. E però Fiore era nel tavolo insieme al presidente Guarasci, ha detto che c'era stata una ritrovata unità di intenti, che e tutti avrebbero remato nella stessa direzione, e poi però i risultati sono stati quelli che sono stati. E quindi chiaramente c'è stata una forzatura per l'esonero di Patania, no, le dimissioni, sì l'esonero, va bene l'esonero. Poi qualcuno ha piantato i piedi per terra perché dice sono io che devo decidere, no, è l'altro che deve decidere. Da lì è nato tutto, però separati in casa, come ho scritto più volte io, non si può restare, nel senso che si deve remare giustamente tutti da una unica direzione se si vuole arrivare a qualcosa di importante, a un secondo posto, di gioco il secondo posto, perché i 7 punti, voglio dire, incidono, però alla fine sono 2 partite. Io dico che se questa squadra poi avrà quanto prima, nelle prossime ore, una guida tecnica importante e penserà solo ed esclusivamente ad un secondo posto, probabilmente inalellerà un filotto di risultati positivi e importanti, a mio avviso, perché deve giocare con la mente più libera, più sgombra. E come ho sempre sottolineato, deve togliersi da dosso queste paure immotivate. Possiamo andare sempre a giocare e poi giustificarci anche con i campi che sono piccoli, il campo di Rosarno è fatto con copertoni di autovetture. Sì. Voglio dire, sono campi di gioco, dove chi sa giocare a pallone gioca anche qui dentro, in questo cortile qua. Cioè, voglio dire, questa è una squadra che si deve mettere in testa, che è stata costruita per vincere. È stata costruita per vincere, deve vincere, qualsiasi siano adesso le motivazioni che ci vogliono, bisogna farlo, altrimenti questi soldi che questa società ha investito sono buttati, non servono a niente. Che il prossimo anno questa società, se rimarrà questa società, si ritroverà con gli stessi problemi di quest'anno. Anche di più, allora, risorse in meno e problemi in più. E perciò tanto vale che allora, no? Anche nell'ultima campagna che hanno acquisti, degli acquisti, se non ci credevano, signora, dillo chiaramente ai tifosi, a tutti, ecco perché questo secondo me è anche una mancanza di rispetto verso i tifosi non vengono allo stadio perché percepiscono questa situazione, noi quest'anno non vogliamo, vogliamo fare esperienza per poi tentare il prossimo anno di vincere il campionato. E allunghiamo il brodo. E allora probabilmente io penso che pochi tifosi avrebbero preso in considerazione che vogliono il calcio c'è, cioè meglio tenerci il calcio e poi tentare le scalate sulle serie più superiori. Io invece penso che questa società non ha avuto il coraggio di esonerare anche Fiore,
anche perché magari è arrivato l'ennesimo input da parte del sindaco che ha cercato di mediare la cosa. Se non c'è stato, come dicevi tu all'inizio, la scelta dell'allenatore è perché forse sull'unico punto che non si è inserito. Anche se mediazione, chiedo scusa. No, l'abbiamo già detto. Anche se mediazione fra comune, fra società, devono finire. Cioè non possono esistere, è la prima volta che vedo queste cose qua. Questa è una società con un'area tecnica, per la prima volta nel Cosenza Calcio, che devono pigliare la loro decisione e mettersi d'accordo fra di loro. Cioè il comune ha fatto la società, gli ha detto, basta, le mediazioni servono a niente, sono pezzi di acqua calda che ti fanno passare il momento, dopodiché hai un'altra volta il problema. Qui bisogna affrontare il problema di petto, caro Davide. L'abbiamo detto già precedentemente, che l'ha ribadita ancora stasera Gianluca, che c'è il robot che deve essere caricato. Allora, per concludere il discorso che volevo fare prima, quindi c'è stato l'ennesimo intervento di Occhiuto, è l'unica cosa su cui non si è espresso, perché non si poteva esprimere, il fatto dell'allenatore. Infatti l'allenatore ancora non l'abbiamo, no? Giusto per voler fare una battuta. Sulle altre cose ha mediato, andiamo dalla mamma. Ha fatto questa tregua, però effettivamente con l'esonero di Patania, come opinione di molti ormai, si voleva che anche Fiore si dimettesse. Questo è il discorso. Esonerato Patania, si aspettava la mossa di Fiore, che si aspettavano insieme a Leonetti, cosa che invece la nuvola San Felice sapeva di combinare tutti questi guai a Cosenza con una sola partita, una sola sconfitta all'inizio di un corso che aveva avuto una svolta con il mercato, quella di Sant'Antonio Abate, sì, però poi vittoria in casa, mercato, quindi un nuovo corso che inizia alla prima difficoltà, seppur grossa, anche se l'Interregio stava scappando o meno, insomma vai a scombinare tutti i piani di un progetto chiamato progetto sportivo, insomma mi sembra un po' esagerato. La fai ascoltare per cortesia l'intervista di Fiore, che poi prima ci voglio ritornare insieme agli altri, ci voglio ritornare pure sull'intervista di Fiore, perché ci sono alcuni passaggi molto interessanti. Diamo prima a Florio quel che è di Florio, sentiamo in veloce sequenza. Prima Franco, anche perché breve, prima Franco Florio e poi Stefano Fiore. Andiamo con Franco Florio. Io sono qui, sono a disposizione della società, siamo contentissimi per questa vittoria, non c'è nient'altro da dire. Beh, insomma, qualcosa da dire c'è, perché Cosenza ha giocato con il cuore, con la grinta, ha sofferto abbastanza nella prima parte, ha problemi questo Cosenza in alcune situazioni, ricordiamo qualche palla che centralmente ha messo a rischio il risultato, però poi ha della grande qualità, bisogna sistemare qualcosina. Diciamo che siamo partiti un po' contratti, abbiamo sofferto i primi 15 minuti, però poi siamo riusciti a dominare la gara, abbiamo avuto tante occasioni, è arrivata la vittoria e siamo contenti. Ci sarà da lavorare chiaramente, però la qualità è tanta e diciamo che abbiamo cominciato questa partita con un po' di tensione. Franco, non sarai probabilmente l'allenatore del Cosenza domani, ma un dopodomani magari ti piacerebbe esserlo, oggi ci hai preso gusto? Ma oggi, per l'oggi sono felicissimo, domani vedremo, non so che cosa succederà. E questo è Franco Florio, che resterà a disposizione del Cosenza, oggi ha allenato la squadra. C'è stato un allenamento defaticante, poi si riprenderà domani pomeriggio, abbiamo parlato con lui, caro Gianluca, insomma ci sarà Scigliano che verrà squalificato, probabilmente Mocino, se non vederato, andrà in diffida, sì, però insomma, poi rientrano esattamente, poi rientrano Gassama, come sta con la gamba, che ha preso una bella botta, e Rapisarda, che hanno scontato la squalifica, per cui insomma dovrebbero essere, bisogna vedere poi anche Gianluca le condizioni del capitano di Parisi, sì, che dovrebbe aggregarsi, che insomma potrebbe essere molto importante anche per Franco o per il nuovo allenatore, anche per capire insomma se può essere avanzato a centrocampo, visto che ieri comunque qualche problemino c'è stato, non so se è stata soltanto una questione psicologica oppure c'è qualcosa da rivedere in questo Cosenza. Andiamo a sentire invece Stefano Fiore, che dice: il Cosenza non mi è piaciuto, ma stavolta almeno abbiamo vinto. Sinceramente anche soffrendo troppo, però prendiamo di buono i tre punti, c'è molto da fare, oggi la squadra sicuramente non ha fornito una prestazione come in altre circostanze ha saputo fare. È vero che abbiamo avuto tantissime occasioni, però la squadra sicuramente non si è espressa, forse complice il campo, complice tante altre cose, nel migliore dei modi, però
quantomeno per una volta diciamo che non abbiamo giocato benissimo ma abbiamo vinto. Forse a tratti oggi abbiamo sofferto un po' troppo considerando è l'avversario e la nostra forza, però ci sta, è un campionato che riserva sempre delle sorprese, ripeto, oggi la squadra a me sinceramente, personalmente non è piaciuta molto al di là delle occasioni comunque create, se vogliamo cercare di tornare a giocarci il campionato bisogna fare molto 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 ma molto di più. Stasera conosceremo il nome dell'allenatore del Cosenza? No, questo non lo so, c'è un presidente, giusto che come giusto che sia in una società, eventualmente ci sarà, lo annuncerà lui. Lo annuncerà lui, c'è la difesa? Sì. Due passaggi su quello che ha detto testé l'amico carissimo Stefano Fiore. Se eventualmente ci sarà, l'annuncerà lui, quindi se eventualmente io lo sottolineerei. No, l'annuncerà lui, quindi riferito al presidente, come per dire io non c'entro nulla perché io ho fatto un nome, il presidente ne ha fatto un altro. Se ci sarà, se ci dovesse essere, l'annuncerà Eugenio Guarai. L'altro passaggio, ci sarà tanto, 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 tanto da lavorare. Scusate, finora che cosa avete fatto? Vabbè, ma si riferisce al fatto alla partita che di ieri? No, si è fatto un passo capire, indietro, sicuramente. Perché io da giornalista sono un attento osservatore, una domanda a Fiore gliela devo fare. Si è fatto un passo indietro. Si sa che gli allenatori cadono con i risultati. Io penso che questa situazione che si è creata e che non si è creata in questi giorni. Sicuramente. Però l'ha pagata a caro prezzo anche Enzo Patania, per quanto a molti non possa piacere l'allenatore che magari dicono che ha sbagliato questo, ha sbagliato quello, però mettetevi al comando di una nave, facciamo la metafora che va di moda ora, che comunque qualche falletta, se non uno squarcio di 70 metri adesso ce l'ha. Stanno aprendo tante falle. No, si erano aperte prima, mi sa che c'erano da parecchio. Quindi è stato bravo Patania a tenerla... No. Benissimo. Secondo me diamo a Patania come abbiamo sempre detto quello che è di Patania. Ha fatto quello che si poteva fare, ha perso delle partite. Ma tu hai capito i passaggi che ha fatto Fiore adesso? Allora io giustamente da cronista le devo fare delle riflessioni. Franca ha dato questa lettura. È vero o no? Io ne ho colto pure un'altra, nel senso che mi è sembrato evidente, palese, il rammarico di Fiore nell'aver dovuto esonerare Patania. Esattamente. Io me le sono segnate queste due cose, permettimi, perché sennò a memoria non me lo ricordo. Per una volta non abbiamo giocato bene, però abbiamo vinto, come dicevo. Vuol dire che prima giocavamo bene. La squadra non ha fornito una prestazione come in altre circostanze ha saputo fare. Vedi Licata, quindi vedi Marsala, vedi Messina. Al di là del discorso parliamo di partite esterne, sì, perché al di là del discorso pure semplice su Patani. Mi è sembrato che c'è il rammarico da parte di Fiore, cioè ha voluto, dici, abbiamo esonerato Patania, come se avesse voluto dire, abbiamo esonerato a Patania, abbiamo dato tutta la Coppa a Patania e poi adesso ancora oggi non abbiamo trovato nemmeno un sostituto, non siamo stati capaci di dargli un sostituto. Prima c'è, bene o male la squadra giocava, non vinceva e quindi per questione di conseguenza logica è stato esonerato l'allenatore. Però io punterei anche il fatto su questo rammarico che Fiore ha espresso. Le nostre elucubrazioni. Francesca, ti vuoi aggiungere tu con la interpretazione autentica? No, come se avesse voluto far intendere, mi hanno costretto ad esonerarlo. Ma detto Marcello Spadaforo, sono separati in casa, o si trova un punto separati, di gol, o va via il presidente Guaraggi e molla la società, o va via l'aria tecnica. Marcello ha detto la cosa più giù, cioè non si può andare avanti in questo modo con dei separati in casa. Perché ne soffre... Speriamo di sapere se vogliamo sono a cena insieme e sono andando d'accordo. Ah, il nostro augurio. Francesca. Noi stiamo analizzando fino a ieri, Francesca. Sì, io credo una cosa, che in questo momento per fare il bene del Cosenza, il bene di questa squadra che ha dato tantissimo alla città, bisogna fare un passo indietro. Qualcuno deve fare un passo indietro. Ora, che questa cosa passi per un accordo magari male accettato da qualcuno, o altro, comunque è necessario che la situazione si sbrogli quanto prima, perché la squadra, come dicevo, deve avere delle certezze, deve avere una guida e deve iniziare ad assimilare probabilmente dei nuovi schemi, qualche altro inserimento di qualcuno che magari sta più in panchina. E deve iniziare a giocare in una certa maniera, piuttosto con un 4-4-2, piuttosto con... Quindi è necessario che questa cosa si faccia quanto prima. Quindi,
capisco, è inutile parlarne, cercare di sviscerare nomi, qualsiasi persona sia, anche Franco Florio, però deve essere certo, cioè deve esserci una certezza per chi sta in campo, ma anche per il rispetto di chi sta fuori. Giusto. E che paga il biglietto. Beh, non penso che Fiore ha valori, con tutto il bene che vogliamo a Franco Florio, e lo dobbiamo ringraziare per quello che ha fatto ieri, ci ha portato una vittoria che ci tiene ancora a galla, però dalla dichiarazione di Fiore non mi pare che voglia avvalorare la presenza di Florio sulla panchina, anche perché voglio dire, questo significherebbe dare un altro peso a Fiore, che dovrebbe comunque in qualche modo pure aiutare Franco nella gestione. Penso che chi ha modo di vedere internet avrà visto la foto scattata dagli amici di Cosenza Channel, nella quale si vede Florio che prende dei consigli da Fiore, insomma. Non possiamo presentarci a tentare di vincere il campionato e dare un ulteriore peso a Fiore in questo momento. Ovviamente, si deve scegliere un allenatore che possa fare le proprie scelte senza essere guidato senza bisogno del tutore. Insomma, ovviamente la mia è una provocazione, nel senso che c'è bisogno di una certezza. Questo è assolutamente. Qualunque sia, comunque c'è bisogno ufficiale, è importante, no? Che nel mio primo passaggio io ho detto pure questo, quello che sta sostenendo. Per l'amor del cielo, io Franco Florio lo farei allenare, però se lo dice Fiore, che non è ancora, non ha l'esperienza per poter fare un discorso del genere, evidentemente sa qualche cosa più di noi che noi non sappiamo. Questo a prescindere da tutto il discorso. Ma qui ci vuole un allenatore che sia un allenatore navigato. Bravo. Che possa confrontarsi con Fiore, perché tutti e due capiscono il pallone, con tutta la stima e l'amicizia che ho con Franco, ma io non penso che Franco Florio possa guidare una rincorsa, una riscossa del Cosenza, perché è troppo giovane, poca esperienza, ha pochi spogliatoi, non penso proprio spogliatoi. Dunque bisogna dare a Fiore un allenatore che abbia un'esperienza, che abbia comunque un passato calcistico, che abbia comunque già allenato prima e che sa come si deve comportare. Nei tempi di prima, quando ci ricordiamo con Franco che abbiamo la stessa età, quando si cambiava un allenatore, l'allenatore era già il secondo, era già in tribuna a guardarsi la squadra, si esonerava quello che c'era e c'era pronto subito l'altro. Invece ora i tempi sono cambiati. Sì, l'anno scorso non abbiamo visto gli allenatori che guardavano. Quest'anno sono cambiati, se me lo consente. A Cosenza sono cambiati, come diceva Marcelli. Sono cambiati i tempi, a Cosenza forse sono cambiati. Nelle altre parti non mi pare. Il Palazzolo ha mandato via l'allenatore, ha creato un signor allenatore che è l'amico Galfano, ex Vibonese. Voglio dire, ogni partita la sta vincendo alla grandissima, ieri ha vinto una bella partita, pure 4-5-0, non ricordo con Sambiase, e voglio dire, però l'allenatore è stato cambiato in termini di 24 ore. Ma posso dire un'altra cattiveria? Il Palazzolo è una di quelle squadre che darà fastidio all'Interreggio, allora perché non lo può fare il Palazzolo, non lo puoi fare tu? La posso dire un'altra cattiveria? La posso dire una seconda? Le telecamere sono tue, puoi dire quello che vuoi. Io voglio dire, il presidente Guaraccio, non è possibile che quando deve prendere una decisione ascolta 150 persone. E ascolta Donnarumma, e ascolta Ennio Russo, e ascolta Mofiore. Il telefono del presidente Quaglia. No, sappiamo che ascolta troppe persone. Quando invece ha in casa un signor direttore tecnico, un signor, come lo vogliamo chiamare, lo staff tecnico che direttore sportivo che è Stefano Fiore. Allora, andando a quello che diceva Marcello Spadafora prima, se hai Stefano Fiore in questa società, o lo ascolti, o lo mandi a casa, devi avere il coraggio di mandarlo a casa. Perché se noi ritorniamo al cassetto di Walter Leone di qualche tempo fa, che si doveva aprire quando abbiamo avuto Silletta, che lui ha smentito, però siamo sempre su questo cassetto che sta per aprirsi e che sta per chiudersi. Io questa sera dovrà uscire fuori sia il nome dell'allenatore, ma dobbiamo capire pure che intenzioni ci sono nei riguardi di Stefano Fiore. Che i dirigenti e la società sappiano che la città, i tifosi sono tutti con Stefano Fiore. Come è stato detto a Silletta, lo ribadiamo al presidente Guaraccio, che si determini con una soluzione definitiva. Di questa situazione non ne può più niente nessuno. No, finalmente che... Break del Cosenza, parliamo con Francesca della squadra femminile, perché voglio sapere tutto. Com'è andata?
Allora questa domenica non abbiamo giocato perché abbiamo osservato il nostro turno di riposo, perché il nostro girone è formato da 11 squadre, quindi a turno. Il nostro malgrado è l'ultima partita di campionato, quella in cui noi riposiamo. La domenica precedente abbiamo fatto del girone di andata, sì. Abbiamo fatto una buona partita contro il Catania in casa, una partita che abbiamo dominato in lungo e in largo, arbitrata dal signor Loprete di Catanzaro, che è subentrato a un arbitro di Matera che era stato designato dalla Lega. Forse perché era influenzato. Forse era influenzato, non lo so. È venuto il signor Loprete di Catanzaro, che ha pensato bene di prolungare la partita fino al circa al 97esimo. Noi ci siamo un po' disunite, devo dire la verità, insomma alla fine eravamo uno in meno perché il signor Loprete ha espulso il nostro capitano per doppia ammonizione. Abbiamo preso questo gol all'ultimo secondo del tempo scaduto e quindi abbiamo pareggiato 1-1. Al settimo di recupero. Praticamente lui ha dato 5 minuti di recupero, ma li ha dati al 46 e 49, proprio cronometrato. Quindi, due minuti dopo il termine della partita ha dato altri 5 minuti di recupero. Nell'azione concitata eravamo in 10, mancava proprio il capitano, hanno pareggiato purtroppo, e in quella occasione una mia compagna di squadra è andata anche a protestare. L'arbitro ha pensato bene di espellerla, altre 3 giornate di squalifica. Dopo questa partita mi sono davvero davvero arrabbiata, ero purtroppo in tribuna per causa del mio infortunio, ma devo dire la verità che mi viene la voglia alcune volte di mollare, ma perché noi siamo dilettanti, le donne sono dilettanti anche in Serie A, anche in nazionali, in nazionale, però in effetti i veri dilettanti secondo me sono quelli che vengono ad arbitrarci. Quelli che vengono ad arbitrarci, ma io lo dico perché tanto ormai non ho nulla da perdere, sinceramente. Un passaggio importante a telecamere spente. Dicevi che questi arbitri che vengono ad arbitrare le vostre gare sono quelli che poi arbitrano da noi in quarta serie. Sono quelli che arbitrano anche le maschili, il Cosenza, ora non il so Massala. Se arrivano anche alla Serie D, però insomma comunque arbitrano, fanno... Ieri ci stava per essere un caso Varriale, non so se avete sentito in radiocronaca che è stato ammonito Varriale, l'arbitro era convinto che fosse la seconda ammonizione, lo stava cacciando. Sì. Quello rosso, e invece poi per fortuna hanno fatto ragionare anche i collaboratori, hanno detto guarda che non è Variale, che era un altro mai, che era stato ammonito. Non capita Cigliano, mai che Cigliano era stato ammonito, insomma. Vabbè, sono dilettanti pure loro, no? Sono dilettanti ma sai cos'è? Che quando arbitrano una partita di calcio femminile, loro pensano di venire ad arbitrare una partita tra scapoli ammogliati, sì, dove non ci sono interessi, non c'è agonismo, non c'è... Si va la domenica a giocare così. Casomai tra nubili, sì, e ammogliati. Sì. Però in effetti non è così, perché dietro ogni scuola di calcio ci sono 20.000 euro di iscrizione, ci sono le trasferte, ci sono i costi dei rimborsi. Non è un gioco, perché quando si parla di calcio non è mai arrivano un gioco. Ti giuro Gianluca, cioè, ci zittiscono come se fossimo delle ragazzine. Ma è una cosa davvero da stigmatizzare, assolutamente. Io ora, non so, noi abbiamo fatto anche ricorsi avverso delle decisioni a dir poco scandalose. Come da fantasma, che poi non c'era nelle immagini, no, la prova TV. Un pugno, sì, fantasma. Noi abbiamo prodotto questo DVD con questo famoso pugno. È stato ignorato, diciamo, ignorato. No, è stato inizialmente preso in considerazione in sede di udienza. L'udienza è stata rinviata, è stato convocato anche l'arbitro e poi è stata confermata la decisione. Cioè, quando c'era la evidenza, la prova evidente che questo pugno non c'era stato. E quindi ora questo ti fa capire che alla fine non so se ne vale la pena spendere tutti questi soldi e affidarsi a un branco di dilettanti, perché dei dilettanti si parla di arbitri, ma anche di chi gestisce tutto il calcio femminile. Allora, andiamo al San Filippo, uno stadio professionistico che ha ospitato Messina e Acri, un primo tempo interessante, poi il Messina ha avuto la meglio sull'Acri che è crollata. Questa è le prime fasi dell'incontro, con Grillo assolutamente protagonista, prima prova l'ex fantasista vibonese a superare Mauro con un pallonetto, poi
con un diagonale che viene parato dal portiere dell'Acri, e ancora la canna invece che va a trovare il gol del vantaggio. Rivedremo il rallenti con Domanico che crossa sul secondo palo, dove il buitre, la canna, si fa trovare pronto e mette alle spalle del portiere Rossi Pontello. Sembra una domenica da incorniciare per i 150 tifosi dell'Acri. Arriva il calcio di punizione ancora di Grillo, il Messina che non ci sta, e il gol di Cocuzza, colpo di testa con una bellissima torsione. E questo invece è il patatrack dell'Acri con un autogol, il gol di Grillo in tuffo, e poi questo è il 3-1, e poi arriverà anche il 4-1 dopo un tentativo di Galantucci subentrato nel corso del secondo tempo insieme a Visciglia, con Alessandro Dica che ha lasciato il campo, e questo è il gol di La Corte con un'uscita un po' avventurosa, una difesa dell'Acri che questa volta non è allegra, stata molto allegra. Perfetta. Una tombola allegra. Da girone l'Acri lo prende. 5-1 all'andata con l'Icata. Speriamo per loro che sia la prima in lutto. La cosa che mi comincia a preoccupare è che questo... Sì, però Franco, ci fermiamo un attimo e fra poco la terza parte del play parleremo anche dell'Acri e del Cosenza, fra poco. Terza parte di replay, parlavamo dell'Acri, finiamo il discorso sull'Acri e poi parleremo del Cosenza, la questione allenatore. Intanto hai visto le immagini, l'Acri ha avuto 5 minuti di follia. Ma era partito bene, l'Acri aveva messo pure una squadra discretamente in campo, Ferraro. Il gol di Lacanna faceva sperare in un risultato positivo, onestamente. Poi invece ho visto un Messina, ecco questo, volevo fare un passaggio sul Messina. Che il Messina ha iniziato a trovare la quadratura del cerchio, è una squadra che se dovesse avere i famosi quattro punti, vabbè, ma nella Lega Dilettante lo diceva prima l'amica Francesca, cioè a Cireale Battipagliese non si sa quando... Cosa che ci vuole fine campionato. Vedono come va il campionato e poi gliele danno. Hanno sempre fatto così. Battipagliese a Cireale, ne sapete qualcosa voi? No, lì praticamente ci sono stati i fucili, sono scesi in campo con i fucili e le baionette, no? E non se ne è saputo nulla, approfondimento di indagini, paghiamo ispettori, sopra ispettori, non se ne sa nulla. Il Cosenza invece con... quella brandendo la bandierina eccetera eccetera, avrà un daspo questo signore da 3 a 5 anni da stigmatizzare, l'abbiamo detto, saranno penalizzati i tifosi, saranno penalizzati tutti quanti, e di conseguenza insomma vabbè. Detto questo, il Messina comincia a far paura, nel senso che se dovesse riavere indietro dai 4 ai 5 punti come sperano loro, siccome hanno preso un avvocato serio, che è l'avvocato Grassani, che poi costa Grassani, quindi evidentemente a Messina si vogliono costa anche Ladrano, che pare che si avvalga anche Ladrano di Grassani. Gianluca, e allora bisogna tenere in considerazione anche il Messina. L'Acri, come diceva l'amico Davide Franceschella, è incappato in una giornata negativa, che più negativa non si può. All'andata era successo con le carte, però devo tirare le orecchie all'amico Mauro, perché lì ho visto delle uscite che non mi sono piaciute. Anche Defo lì se l'è preso col portiere. Sì, c'è stata una due gol che lì la difesa è andata in bambola, quindi deve registrare un po' meglio la difesa, anche perché poi l'Acri, voglio dire, tutto sommato è a 30 punti. A 5 dalla vetta, si giocherà un posto nei playoff, insomma. Io vedo, ripeto, l'unica squadra che in questo momento può dar fastidio all'Interreggio è il Palazzolo di Calfano, che è una squadra che gioca veramente un buon calcio. È un allenatore serio, un allenatore di categoria. Tra l'altro l'Acri ha preso con una squadra che era priva di Corona, che era squalificato, quindi la cosa è ancora... E forse ha giocato meglio. Forse ha giocato un po' più sulla velocità, e lo stesso Acri... Una domanda da fare a Ferraro: come mai ha cambiato modulo di gioco? Perché ha giocato soltanto con una punta, Alessandri, e con la canna dietro, e ha lasciato Galantucci in panchina. E questo non lo so fino a che punto è stata una buona mossa, visto che poi quando è entrato sono entrati Galantucci e Visciglia, hanno cambiato un po' le sorti della partita. Galantucci si è fatto subito notare. Bisognerebbe capire perché ha cambiato modulo. Di solito quando la squadra gioca bene non si cambia. Invece da quello che ho letto, per la prima volta Ferraro non ha voluto commentare, si è chiuso nel silenzio. Battaglia, detto, è stato un piccolissimo incidente di percorso, mentre Ferraro è strano perché lui è molto loquace, evidentemente non gli è andato giù più di un qualcosa. Insomma, subire 4 gol, una squadra che si gioca una partita importante a Messina, addirittura passare in vantaggio. Insomma. Andiamo a vedere... Invece l'Interreggio come ha chiuso l'incontro con la Serie Alburni. Vediamo questo gioco da Barcellona. Sì, noi in effetti è stata una partita un po' diversa rispetto alle solite, anche perché l'Interreggio ha approfittato invece della,
superiorità numerica rispetto a quanto ha fatto il Cosenza ieri con la Nissa, interreggio con Cutrupi, Ciarrone, Franceschini, Ungaro che farà una bella rovesciata, poi Marguglio, Vicari, Lavrendi sempre fra i migliori in campo, Trentinella, Ancione che ha giocato una buona gara, Impallari che si è fatto vedere bene e poi Arrigo. E se ho entrato nel secondo tempo insieme a Iennaco e a Crucitti. Insomma, una buona gara da parte dell'Interregio, come al solito in maglia azzurra, questo è l'Interregio che attacca, probabilmente una delle azioni più pericolose con un tiro di Ancione, anzi Arrigo era questo che è andato alla conclusione, sempre l'Interregio in azione con la parata del portiere Serralburni, Spicuzza, vecchia conoscenza a proposito di squalifiche, e qui abbiamo il primo gol. È un bel gol. Primo gol di Impallari, dodicesimo del primo tempo. Questa è la reazione della Serre Alburni, che va alla conclusione al volo, bella però alta sulla traversa. 100 ancora... spettatori Gianluca, paganti 100 spettatori. E questa è la... una squadra che va in giro, caro Marcello. Rovesciata di Ungaro che sorvola la traversa. Poi ancora l'Interregio, che l'azione che parte dal portiere Cutrupi, spizzata, l'Ancione che salta l'uomo, va al cross, Trentinella viene messo giù, calcio di rigore ed espulsione, è un contatto un po' virtuale, virtuale. Abbiamo visto anche il Ralleti che ha chiarito quasi l'insussistenza, si lamenta Braca soprattutto per l'espulsione di Borsa, al 34esimo del primo tempo arriva il 2-0 che chiude virtualmente l'incontro, fra l'altro in 11 contro 10, poi la Serralburni ha avuto una reazione ma non è riuscita ad accorciare le distanze, infatti vediamo che si butta all'attacco la Serralburni, tiro di Senè viene parato da Cutrupi e ancora la Serralburni che prova con la disperazione a portarsi almeno sul 2-1, siamo ancora invece dall'altra parte con l'Interregio che ha ampi spazi, adesso gioca in scioltezza, si vede anche qualche sprazzo di classe da parte dei giocatori dell'Interregio, pallone che sorvola la traversa, continua ad attaccare sulla destra, adesso siamo invece nel secondo tempo, risultato ormai compromesso, colpo di testa a liberare un giocatore dell'Interregio, poi il passaggio per Iennaco che va a segnare il gol del 3-1, del 3-0, scusate, perché poi segnerà la Serralburni al termine dell'incontro al 95esimo, il gol della bandiera. Ancora Interregio, Trentinella questa volta segna, azione fotocopia rispetto a quella che ha portato al calcio di rigore l'espulsione di Borsa. Qua c'è da dire che o l'Interregio si è diventato dei marziani o il Gelbison ha preso una giornata di quelle delle topiche tipo Acri, perché sennò non è possibile fare queste azioni in questo modo così facilmente. Per ritornare al discorso di Franco, forse non hanno spettatori ma hanno un presidente, sto Pellicano, che sembra non invischiassene molto. Quando fai giocare una squadra come l'Interregio, non hai scampo. Il gol di Senè del 4-1. Non hai scampo. È un gioco splendido l'Interregio. Dunque, questa è una squadra che dunque, la faccio giocare. Se torniamo poi in studio vorrei dire la mia. Questo è... Hai visto il 4-1? Sì, 4-1. Volevo dire la mia in questo senso Gianluca, perché lo diceva l'amico Franceschello all'inizio della trasmissione, è una squadra, questa la Serre Alburni, che veniva a 11 risultati utili consecutivi, la migliore difesa del campionato. Se andate a vedere tutti i giornali sportivi nazionali, i giornali regionali, 4 e 4 e 5 sono stati i voti di tutto il reparto difensivo, compreso il portiere. Allora signori miei, spiegatemi il perché è potuto succedere, senza nulla togliere all'Interregio che è una bella squadra. Sciorina delle manovre sugli esterni molto belle, abbiamo visto i giocatori che attaccano la profondità, i giocatori che vanno via senza palla, però caro Francesco. È cominciato l'altro campionato. Bravo, caro Franceschino, c'è qualcosa che non mi guarda. Tutto il rispetto per l'Interregio, ripeto, però una difesa che è stata la migliore finora, e insomma si fa buttare fuori l'uomo e lì c'era un rigore virtuale, l'abbiamo visto tutti. 4 e 4 e 5, evidentemente hai ragione tu, sono incappato in una giornata negativa. Ma può darsi anche che Serralburni non sia riuscito a giocare in 10 e abbia tentato invece di sbilanciarsi ma in avanti. Ma sembrava il Barcellona effettivamente, lo diceva pure ma Marcella. Sono rimasti meravigliati pure a Reggio, perché dalle cronache che si è un gioco che non si era mai visto a Reggio Calabria, il che lascia un attimino pensare, benché abbia potuto cambiare, perché ha cambiato pure il modulo, sì, Di Maria è passato dal 4-3-3 al rombo, al 4-4-2,
con Laurenti vertice basso e Angione vertice alto, questo cambiamento, però tutto sta che sono primi in classifica, che hanno una buona squadra, una buona società, e difficilmente una buona società, non ci sono nonostante polemiche. Nonostante i 100 spettatori difficilmente falleranno l'obiettivo. Non deve intervenire il sindaco per fare la squadra, gli acquisti, comunque è inutile che ci giriamo intorno. La partita clou sarà il derby con sempre che non, se Cosenza ci arrivi in una posizione dobbiamo mantenere almeno i 6-7 punti, perché sennò è inutile. Certo. Ma attenzione al Messina, attenzione al Messina, se non hai 6 punti indietro non potrà fare niente. Quanti punti c'è in Messina, scusa? 24 punti, ha 11 punti. Attenzione al Messina, che Messina è una squadra, l'unica speranza è il recupero del caso 4-1 ieri con l'Acre, che è una squadra aggressiva, una squadra l'ho vista, certamente non possiamo recuperare noi 7, figurati loro 11. Ma sicuramente sì, quindi ma si recupera, voglio dire, però non gli daranno, questo è il fatto, speriamo che non gli se non prima della fine del campionato. Sì, ma il nostro è un discorso, cioè, vedete, noi dobbiamo sperare. Sai quando gli danno i punti al Messina, quando ormai non c'è più niente da fare nel campionato, gli danno i 6 punti. Noi dobbiamo sperare, insomma, che è sempre stato così, è sempre stato così. Tanto succede così. Il Siracusa, quando l'abbiamo vinto nel campionato, e la decisione si è saputa all'ultimo, a fine campionato. No, ma Davide, vede, noi dobbiamo sperare che andiamo i punti al Messina, che rinterregge in capo in situazioni particolari. Troppe speranze. Marcello stasera è troppo negativo, non mi piace. Ma sono tanti anni che dobbiamo sempre sperare nei guai degli altri. Cioè, guai ragazzi, guarda che gente da pesare in situazioni simili. Io non ho speranze perdute, caro Davide. Ma non è possibile. Vabbè, io fin quando c'è la matematica ci sicuramente, ma lui non stava dicendo. E dobbiamo invogliare anche la società a fare bene, perché se no chiudiamo, stiamo facendo una provocazione ogni lunedì, ogni venerdì. Al posto di interregge, essere noi. E non ci stiamo riuscendo. Franco, eravamo i più accreditati per essere a posto di Interreggio. Adesso ci troviamo a rincorrere l'Interreggio, a rincorrere l'Acri, con tutto il rispetto, che è una squadra che mi è simpaticissima, l'Acri. A rincorrere il Palazzolo. Era aiutato perché io non c'ho una buona memoria. In Marsala, i giocatori hanno scioperato perché non sono stati pagati da inizio campionato. E comunque sono sopra noi. Situazione. A rincorrere queste qua devono essere gli altri a rincorrere a noi. Tutti gli anni noi sono forse 7-8 anni che tranne gli anni di Mirabelle, che lì io c'ero e lì veramente ci hanno rincorso da tutte le parti, ma non c'è niente per nessuno. Adesso dobbiamo rincorrere in continuazione, patire, penare. Io non ce la faccio più. Franco, sei proprio male, ce proprio la faremo... male dentro. Credimi, sto proprio male dentro. Allora il consiglio che ti do, Marcello, di abbandonare questa barca, perché se tu stai male, ne devi soffrire anche dal punto di vista della salute, e allora ti prego di abbandonare, te lo dico io da amico. Se non ti soddisfa la dirigenza, se non ti soddisfa l'area tecnica, la squadra, se le cose non vanno come tu vorresti, allora abbandona. Ma non mi soddisfa, ci rimetti la salute e basta. Non è che mi soddisfa, non mi soddisfa l'area tecnica. Mi dispiace che non si trovi. Ho la dirigenza, però uno che è tifoso come me, come te, come tutti. Vorresti che le cose andassero in come Davide Franceschini, ci mancherebbe altro. Vorresti che le cose andassero in un certo modo. Insomma, è chiaro che poi uno stato di animo è pessimo. Perché tu, quando torni a casa le trasferti, io che le faccio tutte, ogni volta torni discutendo in macchina, peccato, e potevo fare quella squadra, ci stanno aspettando, quella squadra ha perso, e noi siamo sempre lì. Insomma, siamo in questa categoria, che è veramente deprimente andarci a giocare, è deprimente andarci là, perché noi che siamo comunque stati per 10-12 anni nella serie B e nella C1, quando ci troviamo in questi campetti come quelli di Rosanno, che sono stati di una cortesia unica, come ha detto Franceschiello, che ci hanno accolto da tutte le parti, però ti rendi conto che lì noi non ci possiamo andare. Assolutamente. E dunque si dovrebbe fare tanto per uscire da questa categoria. Però siamo a 7 punti dalla prima, un'altra volta, e l'anno scorso abbiamo pianto da tutte le parti per quello che è successo, e siamo falliti. Quest'anno siamo un'altra volta ritornati nel calcio, poi ci troviamo a trovare un punto da rincorrere le squadre che non hanno niente da dividere con noi. Chiudo. Franco, ce la faremo per l'edizione 22:30 a dare il nome al nuovo allenatore? Perché mi sa che la trasmissione sta finendo e ancora non abbiamo... Si sta finendo, notizie. Dalle ultime notizie che in mio possesso, se uscirà qualcosa probabilmente intorno alle 22:30-23 ci vorrà. Così io almeno ho saputo dai rumors vicino alla società, naturalmente non ho voluto disturbare Stefano.
Stefano Fiore, perché so che è molto legato all'amico Candeliere, per questi due lutti che ha avuto nuovamente formuliamo le condoglianze. Presumo che ci vorrà sicuramente tarda serata o al massimo domani, perché insomma io dico, poi faccio, come dire, forse da giornalista esperto dico solo una cosa: cercate di trovare un punto d'incontro, un punto d'intesa, perché sarebbe veramente un peccato, e vengo alle parole dell'amico carissimo Marcello Spadafora, vanificare quanto di buono è stato fatto finora, i soldi che sono stati spesi, quello che ha fatto il sindaco col capo gabinetto Potestio quest'estate, la squadra che adesso è una, tutto sommato una buona squadra, l'abbiamo sempre sottolineato, siamo a 7 punti, benissimo, ci giochiamo un posto, non so se sarà il secondo, il terzo, però giochiamocela, ma tutti insieme appassionatamente per i colori rosso-blu. Caro Presidente Guaraccio, caro Stefano Fiore, caro Leonetti, cercate di trovare, caro Silletto, cercate di trovare, caro Quaglio, un punto d'intesa per fare sinergia comune di colore rosso-blu. Anche perché non so chi l'ha detto prima, significherebbe, mi pare che Marcello l'ha detto, sì, significherebbe vanificare tutti gli sforzi che sono stati compiuti fino adesso. Cioè, voglio dire, la campagna acquisti che è stata fatta nel mercato di riparazione, allora non significa niente per questi... Cioè, voglio dire, io penso che lo stesso presidente Guaraccio, che è stato quello dei maggiori finanziatori di questa squadra, sia lui il primo a dover tutelare i propri interessi, i propri investimenti, perché qua si tratta di investimenti in una società di calcio per puntare poi ad avere dei ritorni futuri quando si arriverà in campionati che speriamo siano più consoni al blasone del Cosenza. Cioè, mollare tutto adesso con questo bailame che si sta creando, ma non è possibile, significa anche fare un torto a loro stessi, questo è il discorso. Soprattutto in funzione di questo, dai, si dovrebbero dare, se non hanno rispetto per i tifosi, se non hanno rispetto per la città, se non hanno rispetto per questa maglia, che almeno lo abbiano per i propri interessi. È un passaggio ipotesi. Interessante questo. Ma anche perché questo campionato costa a Cosenza, secondo un me, milione se ne va. Oltre un milione di euro. Se un milioncino. Se non arriviamo nei primi tre, dove possiamo sperare un ripescaggio con la riforma dei campionati. Questa è la mia paura, questo è il mio stato d'animo. E questo perché il prossimo anno, no? Voi siete Monte convinti che noi troveremo persone che vanno a investire ancora un milione e mezzo di euro? Assolutamente no. Dunque il Cosenza risparmierà un'altra volta, e noi saremo un'altra volta qui a commentare che facciamo l'eccellenza, no, la promozione, la terza categoria. Allora bisogna essere duri adesso, far capire, più duri di se così. Non lo capiscono allora. Quindi avete già investito dei soldi, io. Sono soldi vostri. Se bisogna fare altre cose, fatele, ma con coraggio, con decisione. Perché ancora si può fare, io al primo posto onestamente non ci credo più. Al secondo sì. Ma al secondo, al terzo, ci credo. Ma se non ci muoviamo adesso, il tempo passa ed è finita. Giallo, ci ritroveremo il prossimo anno un'altra volta, caro Davide, Franco, a soffrire come abbiamo sofferto quest'estate. E io un'altra sofferenza di questa non la voglio patire. Con qualche avventuriero. Ma del resto, voglio dire, un buon imprenditore deve Francesca, far funzionare la l'anno propria scorso azienda. Veniva spesso, no? A me, trovava spesso, si parlava, per farti ricordare lì sopra da me, certo, per iniziare, quante difficoltà, per fare, quanti problemi, quante promesse, sì. Quante parole. Poi sono usciti questi signori che hanno ripigliato il calcio a Cosenza. Però se l'avete ripigliato adesso, stringete, bravo, decisioni. Devono essere decisionisti effettivamente, perché come dicevamo prima, 8 giorni per un allenatore, insomma, non è mai successo a Cosenza che una situazione di vacazio. Anche perché abbiamo avuto una campagna di abbonamenti fallimentari. Sì, sì. Bisogna tutelare i propri investimenti, al di là di quello che dicevi tu. Ma spesso anche perché arrivano decisioni molto ritardate, anche per gli abbonamenti, mi ricordo all'inizio. Una campagna pubblicitaria che, insomma, a Cosenza non c'è mai stata così. E questo, perché? Perché spesso magari si dice, ma aspettiamo questo, aspettiamo quell'altro, il tempo passa, oggi ci ritroviamo. E capisco, ho finito, Giallo, sì, no. E capisco questa società che chiaramente ha dei problemi, perché è mancato l'incasso del pubblico, è mancato l'incasso degli abbonamenti, è mancato l'incasso pubblicitario. Però, è stato fatto così, un'esperienza probabilmente ha portato a questo, non affidare questi compiti magari a gente che l'ha già fatto. Io non voglio entrare in questa cosa qui, anche se me la tengo per me, però adesso prendete decisioni importanti per salvare il Cosenza Calcio e i vostri soldi, altrimenti buttate nel fiume Crati.
Insomma, non lo sento. No, è così, è vero, perché nei cassoni della spazzatura l'investimento c'è stato. Ha fatto un passaggio pregnante, insomma. Quindi è importante tutelarlo. È vero, perché vanno tutelate i propri soldi. Una mazzata l'ha data la squalifica, una bella mazzata. Ma guarda, è una mazzata l'ha data, però visto che i tifosi sono ancora di più in depressione, caro Gianluca, perché insomma è stata una mazzata pesantissima, nessuno aspettava o si aspettava queste tre giornate di squalifica, oltretutto porte chiuse, campo neutro, insomma no, così non va. Mi auguro che, come hai anticipato la scorsa settimana l'avvocato Quaglio, possa dare i frutti il ricorso che ha preparato, sta preparando lui stesso insieme al suo studio, e presumo insieme all'avvocato Leonetti, che quantomeno insomma le giornate possono essere scontate, almeno una col San Bias. Vediamo un attimino poi quelle che saranno le motivazioni, perché che ci stupiscano, e addirittura ce l'ha spiegato Gianluca Rispetto, però Francesca Rispetto non ti stupiscono, Francesca mai, è negativa, sono assolutamente pessimista. Vabbè, ma perché lei, voglio dire, gioca, ha visto un po' le cose come vanno. Volevo finire rispetto alla Salernitana, l'abbiamo già detto venerdì scorso, ma a beneficio di chi non l'ha seguita la trasmissione, dico che da noi c'è stata l'invasione di campo, a Salerno invece no. Lì da tre giornate sono diventate due, poi potrebbero diventare. È anche molto importante il fatto che ha preso questa bandierina, perché a detta di un arbitro che ho sentito in radio sia una cosa fondamentale. Di estrema importanza, quindi ci sono tutti gli aggravanti del calcio. Gianluca, qui bisogna ricompattere la bottiglietta che ha colpito bisogna il polpaccio a Salerno, tutto, e uscire già domani con un discorso univoco, perché se no non si va da nessuna parte. Questo, io sono convinto di questo, presumo che l'hanno detto pure loro, hanno esternato benissimo, è stata anche molto chiara l'amica Francesca. Tempo stringe, perché sabato e venerdì tu devi partire per Caltanissette, tu vai a giocare a Noto, da quelle parti là, insomma, e devi andare in ritiro, una giornata se ne va solamente di viaggio, quindi venerdì, sabato giochi davanti alle telecamere della eSport, ma con quale spirito vai a giocare? L'allenatore del Cosenza dovrà essere anche uno psicologo questi giorni, principalmente, perché dovrà ricaricare tutto. Innanzitutto. Perché mi dicevate sia tu che Marco che la squadra poi non è... Sì, ma come ci è sembrata giovedì? Esattamente, un po' spaesata, però dal punto di vista atletico, insomma, no, anzi, abbiamo ha tenuto, anche se il terreno era con le palline nere, voglio dire, prima generazione sintetico, però ha tenuto la squadra. Diciamo che è un problema principalmente a volte militare. È meglio il terreno sintetico con le palline nere di alcuni terreni in cui si affonda completamente. Questo. L'ideale, che sembrano d'erba ma non sono. L'ideale sarebbe un allenatore che di questi spogliatoi ne ha avuti tanti, cioè che ha vissuto tante di queste situazioni, che ha vissuto tanti recuperi, perché questi tipi di campionati, se vogliamo tentare qualcosa, si vincono con l'esperienza, cercando di sfruttare il minimo errore degli avversari, eccetera, eccetera. Perciò voglio dire, se non si trova un allenatore di questo calibro, tanto vale continuare con il progetto di Fiore Altomare che chiudere questa benedetta telenovela che non se ne può più, veramente una cosa. O si prende un allenatore che sappia, che abbia anni di esperienza, oppure diamola all'Altomare, basta, chiudiamo questo campionato che non se ne può più. Facciamo un attimo un resoconto della giornata con questi risultati abbastanza pesanti, a parte quello dell'Interreggio, anche la Battipagliese continua a vincere, ha trovato un attaccante importante. Da quando ha cambiato allenatore è arrivato Viscito, il difensore. C'è anche l'attaccante forte. Mallardo l'abbiamo detto. Mallardo, c'è pure De Cesare, no? De Cesare no, è andato a Salerno. È stato squalificato la settimana scorsa, però nei fatti di Sora. La città di Salerno non è che mi abbia fatto questa impressione, che ha perso lo scontro di mezzo dal. Devo dire, guarda, ecco, devo fare i complimenti, che poi Marcello ce l'avevamo sentito, sto vedendo in TV su Rai Sport, mi era sfuggito. Ho visto il Marino allenato dall'ex difensore del Cosenza Calcio, da Stefano De Angelis. Ma una squadra che gioca un buon calcio, Marcello, l'ha messa in grande difficoltà la Salernitana. Ha vinto. Ed è a un punto. E devo fare i complimenti a Stefano De Angelis, il nostro terzino sinistro, te lo ricordi tu, Stefano di Roma, che veramente ha messo su una bella squadra. Il Marino è una bella squadra, ci sono dei giocatori interessanti. Dispiace molto per la giornata nera del San Biase, 5-0 a Palazzolo, esatto, vedremo poi le immagini nei prossimi giorni. Palazzolo ha qualche problema la TV a fornirci le immagini, e poi il pareggio fra Sant'Antonio Abate e Adrano, con l'Adrano di Pippo Strano che comunque resta. Scusami Gianluca, ma ieri Bianchetti, l'ex di Scoglio, il vice di Scoglio, non ha parlato.
non con noi perché poi eravamo in una sala stampa all'aperto, si è messo a piovere a dirotto e quindi non dovuto, la telecamera non può, con l'acqua non va d'accordo. No, era, sarebbe stato interessante perché è un allenatore, voglio dire, esperto, era il Vigilio Scoglio Bianchetti. A Messina, a Reggio, ha fatto un'apparizione anche a Genova. Come no, come no, come no. È uno di quelli scafati, esperti, voglio dire, che conosceva la categoria. Tant'è che tutti hanno detto che la Nissa non rispecchia la Nissa l'attuale posizione di classifica, dice no, non li merita questi punti. Perché non aveva accettato per niente l'espulsione del suo giocatore, dunque stava, io ho visto gli spogliatoi, perché l'ho evitata, Bianchetti anche che lo conosco, volevo salutarlo ma l'ho visto in uno stato di nervosismo pessimo, sono isterico. Frangi, dove giocate domenica? Infatti. Questa domenica c'è un turno di riposo di tutta la Serie A2. E poi iniziamo con la prima del giro di ritorno, giochiamo in casa contro il Palermo. Facciamo un appello per andare a vedere a Francesca lì. Andiamo a vedere il calcio femminile. Dobbiamo vedere il calcio femminile, Giallo. È l'obiettivo, siamo in chiusura, l'obiettivo è quello di arrivare ai play-out. Salutiamo pure l'amico Luciano Cuozzo che è il nostro dirigente. Grazie a Franco Segreto. Grazie, sperando di dare buone nuove nel TG di mezzasera. Davide Franceschiello, Marcello Spadafora, grazie a Katia Paese, grazie a Vittorio Occhiuto, Enzo Leonetti, Giuseppe Costanzo Messi in onda. Allora vi rimando al TG di edizione con Valentina Palmieri per eventuali novità sul nuovo allenatore della nuova Cosenza Calcio. Buona serata.